Sedicesima operazione nell'ambito della lotta al contrasto del lavoro nero e illegale al caporalato nei centri della provincia di Reggio Calabria. L'attività delle forze dell'ordine è stata disposta dal prefetto Claudio San Martino e ha interessato il territorio della Locride, in particolare i comuni di Platì e San Luca. Sono state controllate 2 aziende agricole e un cantiere edile. Tra le 24 persone identificate, delle quali 15 stranieri, 2 sono state denunciate. Quasi 100.000 euro il totale delle sanzioni amministrative per mancata assunzione di lavoratori, omessa tenuta dei registi di carico e scarico di rifiuti speciali e per mancata autorizzazione di uso di un pozzo di acque pubbliche. L'attività del cantiere edile, in considerazione delle irregolarità riscontrate, è stata sospesa. I mercatini rionali sono stati al centro dei controlli dei Baschi Verdi del gruppo di Reggio Calabria e la Guardia di Finanza nell'ambito del contrasto alla contraffazione. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 3.000 capi di abbigliamento contraffatti e denunciato 6 persone. L'attenzione dei finanzieri in questa specifica attività di controllo si è concentrata sul traffico della merce sia nel settore d'abbigliamento che in altri settori, riportante nell'etichetta noti marchi nazionali ed esteri ma chiaramente contraffatti. L'operazione ha consentito di individuare i flussi di approvvigionamento dei mercati rionali di questi capi contraffatti, che procurano notevoli danni alle aziende che investono milioni di euro per la tutela dei propri marchi industriali e che a volte, anche per via di questo fenomeno, vanno in crisi e sono costrette a rivedere i loro piani occupazionali. Il presidente della provincia Giuseppe Raffa ha presentato l'ultimo bus del servizio a chiamata della provincia, denominato ChiamaBus, un pullman che consente anche il trasporto dei disabili. Si tratta di un mezzo della capacità pari a circa 50 posti, dotato di tutti i comfort con una pedana di sollevamento per il trasporto degli utenti con difficoltà motorie, tra i pochi con questa dotazione destinati al servizio noleggi con conducenti. Il nuovo mezzo completa la flotta di bus dei ChiamaBus, che comprende altri 2 piccoli mezzi già operanti da diversi mesi. Un trasporto a chiamata destinato a chi ne ha più bisogno su tutta la provincia di Reggio, con un servizio offerto ad un prezzo ridotto rispetto ai prezzi standard utilizzati in questo settore e che punta anche a collegare meglio l'aeroporto dello Stretto e le strutture sanitarie cittadine della provincia. Per le prenotazioni basta chiamare il numero verde 800 000 036. Ma ascoltiamo adesso il commento del presidente della provincia di Reggio, Giuseppe Raffa. La motivazione importante per oggi sono 2 in particolare. Uno, perché utilizziamo i fondi comunitari fino all'ultimo centesimo e questo fa onore all'amministrazione e al settore trasporti della provincia di Reggio Calabria. L'altro è che è uno dei pullman, diciamo forse l'unico di questo servizio, che consente anche il trasporto dei disabili con un adeguato sistema idraulico che consentirà appunto alle carrozzine di entrare addirittura dentro il pullman. Queste sono le motivazioni per le quali abbiamo voluto presentare questa ulteriore opportunità. Naturalmente è una buona prassi che verrà emulata dalla Regione Calabria in tante altre realtà, addirittura dall'Emilia Romagna ci chiamano, la provincia di Modena, per chiedere conto di questo progetto, perché anche là ha suscitato dell'interesse positivo. Come volevasi dimostrare, il Parco Caserta, unico polmone verde esistente nel centro urbano della città di Reggio, è da qualche giorno un movimentato cantiere privato, caratterizzato dalla presenza di un'enorme mole di mezzi e maestranze impegnate in frenetiche attività lavorative. La denuncia arriva ancora dal Partito dei Comunisti Italiani di Reggio, che evidenziano l'assoluto silenzio da parte dell'amministrazione comunale, del sindaco Falcomatà e dell'assessore all'ambiente Zimbalatti sulla questione. Con amarezza e delusione, ha aggiunto il Partito dei Comunisti Italiani, dobbiamo registrare che i lavori in questione non sono finalizzati ad interventi pubblici di manutenzione o abbellimento decisi dall'amministrazione comunale, bensì sono relativi alla realizzazione di opere che hanno come unico committente un privato cittadino divenuto nelle scorse settimane proprietario di una porzione del Parco Caserta. Sarà un'estate regina che punta a coinvolgere il territorio cittadino e le realtà associative maggiormente impegnate. Anche quest'anno il Comune di Reggio e l'Assessorato alla Cultura, pur nelle ristrettezze di un budget economico che non consente grandi movimenti, intende realizzare un cartellone di eventi turistici culturali per i mesi estivi del 2016, proseguendo sulla strada avviata lo scorso anno. Poche risorse ma buona volontà, almeno per offrire i servizi minimi a chi intende realizzare spettacoli per allietare cittadini e turisti. Ci dice di più l'assessore comunale alla cultura, Patrizia Nardi.
L'amministrazione comunale ha il compito di potenziare poi le idee dei cittadini, ecco questo, e di mettere a disposizione gli spazi, ecco, in un momento in cui purtroppo non possiamo fare altro, cioè non possiamo dare i contributi che magari nel passato è così, come giusto che sia peraltro per un'amministrazione comunale. Allora cerchiamo delle nuove forme di scambio e di collaborazione, che siano delle forme soprattutto di consapevolezza rispetto a quello che i cittadini vogliono fare e rispetto a quello che è il nostro vero ruolo in questo momento, aiutare la città. Eventi culturali, grandi eventi, musica, spettacolo, teatro, insomma la città diventerà un luogo di cultura a cielo aperto e ci auguriamo davvero che si possa fare un cartellone condiviso e soprattutto sentito dalla città come proprio. Dal 18 al 30 aprile la Villa Comunale di Reggio si animerà con le imprese e la storia di San Giorgio, il cavaliere valoroso e patrono della città. Su iniziativa del Comitato Corso Sud e dell'Associazione L'Elefante e con il supporto logistico del Comune di Reggio, i protagonisti saranno i più piccoli, grazie ad una speciale fiaba emozionale che consentirà loro di scoprire i valori della lealtà e del coraggio tipici di un cavaliere come fu San Giorgio. Il palcoscenico ideale sarà la Villa Comunale di Reggio. Ci dice di più Primo Azzarà del Comitato Corso Sud. Allora, la scelta nasce nel momento in cui ci è stato sottoposto dalle ragazze dell'Elefante un progetto che è stato veramente intrigante e bello. Avevamo degli altri obiettivi in questo periodo, volevamo creare delle altre manifestazioni, ma abbiamo subito cambiato, diciamo, registro, concentrandoci su quello che naturalmente è il santo patrono di Reggio e che per molti è un puntino rosso nel calendario, come soprattutto festa scolastica e festa di alcuni uffici. Abbiamo voluto così un attimino mettere in chiaro la figura di San Giorgio, associarlo alla città e naturalmente, ecco, dedicare questo spazio all'interno della Villa Comunale e sul Corso Sud, cioè su quel lato di corso che va da Piazza Duomo fino all'argine Calopinace, appunto ad una manifestazione per i ragazzi, per i bambini delle scuole materne, delle scuole elementari della città. Anzi, invitiamo soprattutto i direttori, i presidi, naturalmente anche le famiglie stesse a coinvolgere le scuole affinché i loro figli possano naturalmente partecipare con tutte le loro classi a questo tipo di manifestazione. Un punto per uno e tutti contenti a fine gara. Il pareggio nel recupero del Luigi Razza consente a Vibonese e Reggio Calabria di proseguire la loro corsa verso i playoff, aumentando il vantaggio sull'Aversa, unica avversaria capace di insidiare Amaranto e Rossoblù nella qualificazione agli spareggi di fine campionato. È finito 1-1 il derby calabrese del campionato di Serie D, sospeso il 28 febbraio scorso per il vento, con le due squadre a dividersi i tempi di gioco. La Vibonese è andata in vantaggio a ridosso del quarto d'ora con una rete di pregevole fattura del bomber Allegretti e la squadra di Ciccio Cozza ha stentato ad opporsi con efficacia agli avversari, che hanno mostrato di essere un complesso di tutto rispetto e in ottimo stato di salute, tanto da raggiungere il nono risultato utile consecutivo. Nella prima frazione di gara solo un'opportunità per Lavrendi e compagni, con De Marco che, a differenza di Palmi, non è riuscito stavolta a metterla dentro. Nell'intervallo Cozza ha deciso di cambiare due dei tre attaccanti, ma è stata nel complesso la squadra a salire in cattedra, schiacciando l'11 di Di Maria nella sua metà campo. Sono mancate, a dire il vero, le conclusioni, difetto ormai noto dell'11 reggino. Ci sono voluti quindi calci piazzati. Al 26esimo della ripresa, su un calcio d'angolo battuto da capitano Lavrendi, De Bode si è visto respingere dal palo una girata di testa e la mischia che ne è seguita è stata risolta da Maisano con il portiere Regino Parisi, titolare tra i pali della Vibonese, che si è lamentato molto, come i suoi compagni del resto, per una presunta carica ai suoi danni. L'arbitro ha convalidato e da lì in avanti, nonostante l'inferiorità numerica degli Amaranto per l'espulsione di Corso, anche la squadra di casa ha mostrato di volersi accontentare per tenere a distanza di classifica la Regina. In pratica non c'è stata più partita, a parte un salvataggio sulla linea di Forgione su colpo di testa di Manso. È un passo avanti per entrambe, adesso la squadra di Cozza, questa domenica al Granillo con l'Agropoli, pur dovendo rinunciare agli squalificati Corso e Zampaglione, ha a portata di mano un successo che quantomeno la terrebbe a più 4 dall'avversaria diretta Aversa e quindi la certezza di essere comunque davanti dopo il turno di riposo che dovrà osservare la domenica successiva. Ascoltiamo adesso le dichiarazioni di fine gara del tecnico amaranto Francesco Cozza.
Ma io gliel'ho già detto prima della partita, a fine primo tempo, e glielo dirò anche domani a tutti: chi non suda la maglia con me non gioca, verrà sostituito, e se non dà il massimo anche durante la settimana non sarà neanche convocato. Voglio in queste quattro partite, voglio una squadra cattiva agonisticamente che cerca almeno di giocare a calcio per ottenere risultati. Quello deve essere la regina da domani in poi, che non è che mi posso lamentare, perché alla fine abbiamo fatto una buona partita, però il primo tempo non eravamo cattivi agonisticamente. Una Siena combattiva ma non incisiva non riesce a battere Rieti. La compagine reatina infatti aggancia nuovamente in classifica la Viola Reggio Calabria. La Bermè ritorna all'interno della zona play-out, diventa tutto molto difficile per il Nero Arancio, che dovranno combattere ancora. Domenica al Palacalafiore arriva la guerrita Moncada Agrigento, ancora in corsa per il primo posto in classifica. Ascoltiamo il coach Fabrizio Frates, intervenuto all'interno del format Tutti i figli di Campanaro. Mi auguro che ci sia anche domenica il Palacalafiore gremito e pieno, perché noi abbiamo assolutamente bisogno della spinta del nostro pubblico in questo rush finale di queste ultime tre partite, due in casa, la penultima che giocheremo in casa, per cui ci piacerebbe avere questa cornice per avere ancora più entusiasmo attorno a noi, visto che veniamo da una bella vittoria in trasferta. Speriamo che questo possa motivare i tifosi regini ancora di più a venire a vedere le nostre partite. La sfida è molto difficile, lo sappiamo, perché Agrigento stabilmente negli ultimi due anni ha navigato proprio nelle posizioni di testa del campionato. Guardando i confronti diretti e la classifica, in questo momento qui è la più seria candidata ad arrivare prima, perché ha vantaggio nei confronti diretti con Tortona e con Scafati. Con Scafati, quindi in una classifica così che sono tutti attaccati, arrivando a pari con gli altri potrebbe addirittura conquistare il primo posto del girone. Quindi sappiamo di affrontare una partita in salita anche perché è una squadra molto particolare, una squadra che gioca innanzitutto a un nucleo storico che gioca da tantissimi anni assieme con lo stesso allenatore. Questo sicuramente paga e sicuramente crea degli equilibri che diventano sempre più solidi. E poi è una pallacanestro di grande velocità, una pallacanestro molto anche spettacolare da vedere, una squadra un po' particolare e con cui è difficile poi accoppiarsi difensivamente e preparare la partita. La stagione della Viola femminile termina qui, sconfitta pesante ma scaturita nel quarto periodo per le Nero Arancio, che durano per tre quarti al Pala Catania. Vince la Rainbow, che conquista il pass per accedere alla terza fase e agli spareggi interzonali. Le regine, capoclassifica nella stagione regolare, non riescono a superare il turno, ci riproveranno probabilmente nella prossima stagione. A Palmi può partire la festa, la Golem giocherà anche il prossimo anno in Serie A2 femminile di volley. La squadra del presidente Massimo Salvago ha raggiunto la salvezza con una giornata di anticipo, andando a vincere nettamente 3-0 lo scontro diretto di Aversa e quindi evitando anche i play-out. Una gara perfetta quella della Golem, scesa in campo concentrata e vogliosa di chiudere il conto. 25-21 i parziali dei primi due set per la Aricò e le sue compagne, che hanno messo subito una ipoteca sul match e poi sono state anche capaci a chiuderlo al terzo set sul 26-24. Un successo meritato, così come la permanenza in questo primo campionato di Serie A2, sancita con un girone di ritorno strepitoso. Domenica a Palmi, grande festa per l'ultima partita contro Chieri.